Il Consiglio Nazionale Forense vuole verificare le diverse realtà del territorio. Gli operatori a Lanciano hanno provato a ridisegnare la mappa delle circoscrizioni tenendo conto dei risparmi, dei costi e della viabilità. Stiamo cercando a livello di COFA, che è l'organismo che raggruppa tutti e 8 gli ordini forensi abruzzesi, di tentare di dare un progetto, comunque un segnale, per tentare di riequilibrare quella che è il territorio giustizia in Abruzzo. In particolare probabilmente interessa la provincia di Chieti e la provincia dell'Aquila. Oggettivamente abbiamo delle strutture provinciali che sono assolutamente carenti, all'Aquila per una questione del terremoto e a Chieti invece per una questione strutturale. Carenti e soprattutto insufficienti per ospitare quello che sarebbe un eventuale accorpamento alla provincia così come previsto dal progetto. La stessa presidenza della provincia si è detta d'accordo su questa ridefinizione del territorio, a prescindere dal fatto che possa essere Lanciano o possa essere Basto, ma è semplicemente per rendere omogenea o comunque vicina al cittadino quello che è il servizio giustizia. E abbiamo dimostrato carte alla mano che mediante questo accorpamento giungeremmo a risparmiare solo come costi fissi e quindi senza tutto l'indotto, diciamo, con termine industriale. Solo come costi fissi riusciremmo a risparmiare circa 250.000 euro all'anno.